E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 9.500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it. Trovate qua sotto il link in descrizione. Parliamo di un mobile Venta Skipper 54, un camper che abbiamo visto forse soltanto una volta, e quella volta secondo me erano con più camper, perché avevo fatto tipo alcuni camper tipo sotto i 10.000 euro, se non mi sbaglio. Quindi se vi interessa andarlo a vedere, anche la puntata precedente ve la lascio qui nelle schede. Comunque parliamo di un camper veramente compatto, 5,50 m su comunque una qualità costruttiva veramente eccezionale, medio alta. La meccanica pure è veramente interessante, perché qua già abbiamo qualche piccolo optional in più, tipo il servosterzo. Poi andremo a parlare comunque dopo nella parte della motorizzazione di questi optional. Andiamo a vederci un pochetto la pianta interna di questo camper. Quindi entrando subito, sulla sinistra troviamo un letto singolo, volendo si può utilizzare anche come divano. Poi abbiamo la dinette principale. Comunque le cuscinerie sono molto carine, sono state foderate di questo colore blu, quindi secondo me esteticamente molto belle. Nella parte giù in fondo sulla sinistra poi abbiamo la cucina, quindi una cucina in coda ad angolo, lavandino, poi due fuochi. Nella parte sotto troviamo il frigorifero equivalente. Poi abbiamo tutto sulla destra, giù in fondo, il bagno, WC, piatto doccia e lavandino, bagno abbastanza compatto. Cosa molto bella che abbiamo la finestra con l'oscurante. Comunque come bagno esteticamente ci sta, non è proprio come quelli vecchiotti tipo tutti ingialliti, invece questo qui c'è qualche piccolo contrasto di grigio, ci sta, quindi molto bello. Anche il piatto doccia con sopra questa parte in legno, quindi cosa buona. Sicuramente è un legno trattato, una cosa fai da te, però esteticamente ci sta. Poi abbiamo la mansarda con le sue due finestrine, quindi una cosa buona per il ricircolo dell'aria. Poi vediamo la centralina della mobilvetta, praticamente sopra la porta d'ingresso, vari cassetti nel camper, e per il resto comunque nella parte interna non c'è altro da dire. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ducato 1.9 turbo diesel, 128.000 km. Comunque sono stati specificati vari lavori di meccanica, tra cui la distribuzione e la frizione, che hanno percorso circa 10.000 km, quindi sono stati fatti a circa 118.000. Cambiato circa 3 mesi fa il radiatore, quello interno, per il riscaldamento, quello che si trova dentro la cabina. Praticamente, se non sapete dove si trova e lo dovete cambiare, sta sotto la radio. Smontate quel cassettone, è abbastanza semplice, perché a volte è un po' difficile trovarlo. Cilindretti nella parte posteriore nuovi e batteria cambiata da un anno con stacca batterie. E questo camper è del 1996, questo qui ha già il servosterzo e dovrebbe avere anche l'aria condizionata in cabina. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, esternamente comunque si trova in buone condizioni di verniciatura, sia dalla parte della cabina sia dalla parte della cellula. Poi come accessori esterni vedo che c'è il tendaline esterno, il portapacchi nella parte superiore, la scaletta per salire, il portabici nella parte posteriore, antenna TV, pannelli solari sono stati specificati e comunque tante altre cose comunque le andrete a vedere nella descrizione poi di questo annuncio, che è veramente molto ampia. Quindi ulteriori cose non le dire perché è veramente lunga la lista. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.